Se negli ultimi video avevate visto tre quadretti qui e vi state chiedendo dove è finito questo in mezzo, sappiate che è qua. Ce l'ho in mano, guardate che bello che è. E perché? Perché è caduto. E secondo voi, quando mai può cadere un quadro? Sì, esattamente nel bel mezzo della notte. Si è staccato l'adesivino. Ah, è caduto alle 3 di notte, ci siamo presi uno spavento. A parte questo, ciao, bentornati sul canale. Oggi sono qui, come avrete letto dal titolo, per registrare il video dei i preferiti del mese di maggio. I video preferiti, in realtà, è un video che io non ho mai girato sul canale, perché è una categoria di video che non ho mai girato, non mi è mai capitata l'occasione di girare. Guardo quelli degli altri canali, mi piacciono, però non ho mai pensato di averne uno mio. Finché qualche settimana fa non mi ha contattato una ragazza, ossia Anna Laura, del canale The First Impression, di cui vi lascio il link giù nell'info box. Mi ha contattato su Instagram. Lei ha un profilo Instagram, io la conoscevo e seguivo nel suo profilo Instagram, non sapevo avesse aperto un canale YouTube, e siccome è un canale nuovo, 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 freschissimo, pochi video, pochi iscritti, quindi andatela a conoscere. Mi ha proposto di fare questo video assieme e io ho detto: ma sì, dai, proviamo, vediamo come viene. Le domande, diciamo, le categorie dei preferiti ce le ho scritte qua e me le ha proposte lei. Io ho detto: sì, facciamo come vuoi. Allora, categoria numero 1, il libro ovviamente del mese. Il libro del mio mese di maggio è stato questo, Follemente felice di Jenny Lawson. Che dire, mi è piaciuto tantissimo come libro. Ho adorato lo stile di scrittura di Jenny Lawson. Mi vedete col sorriso in faccia perché è stato, non lo so, è stata una lettura di cui avevo alte aspettative dal punto di vista di risate, buon umore e spensieratezza, e le ha confermate tutte. Mi piace tantissimo come lei ha deciso di affrontare questo libro. Vi leggo giusto una frase che c'è nella prefazione, perché è importante leggere la prefazione dell'autore, lo dice anche lei. Caro lettore, proprio ora tieni in mano questo libro e ti stai chiedendo se vale la pena leggerlo. Forse no, ma c'è una banconota da $25 nascosta nella rilegatura, quindi ti conviene comprarlo in fretta prima che il commesso se ne accorga. E poi c'è un asterisco dove dice: la mia editor vuole che dica chiaramente che in realtà no, non c'è una banconota da $25 nascosta nella rilegatura, anche se è assurdo dover spiegare una cosa del genere, perché non esistono banconote da $25. Questa è stata la prima frase che ho letto. Ho detto: no, ok, questa fa il caso mio. Ci sono rispecchiata. Allora, non si può dire che mi sono rispecchiata nell'autrice per le disavventure che ha avuto, però nel suo modo di affrontare la vita, nel senso vedere il lato catastrofico delle cose e riderci sopra, in questo sì, in questo sì. E adoro sdrammatizzare anche sulle cose più serie, se si può. E quindi questo libro preferito del mese, libro che in generale vi consiglio tantissimo. Seconda categoria, tling! Faccio anche gli effetti sonori perché non so metterli. Film del mese. Nel mese di maggio io ho visto due film. Uno che è Passenger, quello dove c'erano lui, che non mi ricordo come si chiama, e la bellissima Jennifer Lawrence. E ho visto, ah sì, finalmente Assassin's Creed. Allora, voi dovete sapere che io sono una gran fa sfegatata di Assassin's Creed. Assassin's Creed tira fuori il nerdone giocatore che è in me. Adoro quei videogiochi, ci perderei le ore. Io, ecco, diciamo che con Assassin's Creed io tendo ad avere il vizio del gioco, ossia che mi attacco davanti alla Play, all'Xbox, a quel cavolo che è. E potrei stare lì a giocare giorni, no, ore, giorni. E quindi ho visto questi due film. Film del mese, allora, nonostante non mi abbia entusiasmato più di tanto, io però metto Assassin's Creed nel film del mese. Non perché è stato il mio preferito, ma perché se devo scegliere uno dei due che ho visto, metto lui. Domanda numero 3, serie TV del mese. Allora, questo mese, nel mese di maggio. Non mi ricordo se l'ho vista a fine aprile o inizio maggio. Comunque, la Anna di Anne in the Bed, a cui mando un bacione enorme, mi ha fatto conoscere la saga di Paul Dark. Ho iniziato a guardarlo, mi sono fumata tutte e due le stagioni, da 10 puntate l'una, in 2 giorni. No, forse 3, scusate, in 3 giorni.
E quindi per me sì, la serie TV del mese è sicuramente Paul Dark. Categoria 4, tling, citazione del mese. La citazione del mese, allora, io sono pessima con le citazioni, nel senso che non, cioè mi piacciono i proverbi, i modi di dire. Ma come citazioni, cioè un conto se la citazione è mia, allora ne vado fiera, anche se è un'emerita boiata, ma se è la citazione di qualcun altro, a me non piace più di tanto riportarla perché, non lo so, l'ha pensata qualcun altro, quindi non mi piace molto farle mie. Quindi non ho una vera e propria citazione da darvi, però in questa categoria voglio inserire questo: Viva la vita di Pino Cacucci. Inserisco in questa categoria perché per me questo libro è una raccolta di citazioni. Cioè, io ogni volta che leggevo una frase, arrivavo al punto e mi ci fermavo a riflettere e cercavo di immedesimarmici. E quindi per me è come se fossero tante citazioni messe insieme. E quindi sì, inseriamolo così. Stupendo comunque. Domanda numero 5, pling! Canzone del mese. Canzone del mese, io vi cito una canzone dei miei adoratissimi Within Temptation. I Within Temptation sono un gruppo che mi aveva fatto conoscere mia sorella anni fa. Loro hanno iniziato come symphonic metal o gothic metal, come si chiama? Symphonic metal comunque credo. E dove io adoro, 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 adoro la voce di lei, che è una bellissima donna che si disegna i costumi, per i video, per i concerti, eccetera, e dà una voce eccezionale, perché lei credo sia un soprano, mi pare di ricordare. E sono anche andata a sentirli in concerto 3 anni fa all'Alcatraz di Milano, è stato da brividi, li ho amati ancora di più. E questo mese vi porto una canzone loro perché era un po' che non li ascoltavo, così con insistenza. Fatalità, una sera a Virgin Radio hanno parlato di loro, hanno passato una loro canzone, quindi mi è riesplosa l'amore per questo gruppo e quindi per tutto il mese di maggio in macchina andando a lavoro mettevo a rotazione i loro CD. Vi faccio sentire una delle loro prime canzoni che rispecchia lo stile loro che mi piaceva, perché ultimamente sono diventati un po' troppo commerciali, sempre fantastici, però non mi prendevano tanto così come agli esordi. Quanto è bella. Siamo più o meno sullo stile dei Nightwish, ok? Ecco. E questa era Ice Queen dei Within Temptation. Categoria 6, ossia oggetto barra segnalibro del mese. Beh, io ho sia l'oggetto che il segnalibro. Allora, come io in questo caso ce li ho entrambi, aspettate perché questo è ancora detto qua. Allora, come segnalibro del mese ho quello che ho usato per questo libricino perché è piccolo e quindi ci cadeva proprio a fagiolo. Ed è questo qui, è un segnalibro aiuto, semplicissimo, che mi ha portato a casa la mia amica l'Arianna, l'Ari, a cui mando un bacione. Ciao Ari, da Berlino, quando è andata a Berlino mi ha portato a casa questo segnalibri. Oh, ma perché non mette fuoco? Questo segnalibro con la clip che tu metti a inizio pagina e ci stava proprio bene. Adesso lo ributto dentro perché sennò so che lo perdo, perché è piccino. Ok, e via. Come oggetto del mese invece io vi cito questi qua. Questi sono dei bracciali, io posseggo tutti questi perché sono tipo da collezione, mi piace un sacco. Di questa marca qua, ossia Alex and Danny, di cui questo è il simbolo, ma perché non metta fuoco? Forse lo sparisco. Va bene, insomma, di questa marca qua, Alex and Danny, che è una marca americana che mi ha fatto conoscere una mia amica di Boston. E praticamente io mi ero fatta procurare da lei alcuni di questi braccialetti e altri quando la mia migliore amica è tornata a New York me li ha portati a casa pensando a me come regalo. E sono dei braccialetti molto semplici, eccoli qua. La particolarità di questa azienda è che adesso
spero di ricordarmi giusto, realizza le sue creazioni in materiali riciclati e riciclabili in maniera ecosostenibile, e in più una percentuale del ricavato dei loro braccialetti va in beneficenza, hanno un sacco di opere di beneficenza che vanno da costruzione di pozzi in Africa a associazioni per aiutare i bambini orfani, i bambini nel mondo, contro la fame nel mondo, eccetera eccetera. Quindi è una bella iniziativa. Non costano poco, per carità, però sapere che comunque parte del ricavato viene devoluto in beneficenza fa sempre piacere. Io posseggo tutti questi perché poi, vedete, allora sono fatti così. Ah! Vi mostro uno dei miei preferiti. Sono fatti così, hanno questo semplice anellino con i simboletti, vedete, allora, dov'è? Con i simboletti, quello del riciclo, e il loro marchio, quello dell'ecosostenibilità, e poi hanno il ciondolino principale che è questo qui. Ne hanno tantissimi, di tantissime. Ah, qua. Io ho scelto questo nodo celtico, vabbè. Ne hanno di tantissime forme, di tantissimi colori, di tantissimi dettagli, e poi ovviamente ogni simbolo ha un significato. Io in particolare vi voglio far vedere questi due, perché la mia migliore amica, appunto, nel suo ultimo viaggio che ha fatto, me li ha portati a casa pensando a me, e sono questo che ha l'aletta dell'angelo. Erano due, ovviamente, un'ala ce l'ha lei e un'ala ce l'ho io, e questa qua, vedete, questo è il significato, wings, e poi dentro c'è spiegato tutta la storia, tutto quanto. E l'altro è questo con Sant'Antonio, perché l'abbiamo anche portato a far benedire, quindi insomma, era una cosa che ci ha unito anche proprio nel profondo. Quindi questi qua, assolutamente, questi poi sono belli portati tutti insieme perché fanno un sacco di casino. Ok, basta. E poi sono proprio belli da vedersi, mi piacciono un sacco. Bene. Ultima categoria è la numero 7, ossia il ricordo del mese. Non ho saputo scegliere tra due ricordi, mi dispiace. L'è venuto inizio mese, perché è venuto proprio l'1 maggio, è stato il concerto di Zucchero all'Arena di Verona. Un'esperienza da brividi, sono stata contentissima. Il biglietto del concerto me l'aveva regalato il mio ragazzo per Natale, e sapendo la mia passione per questo artista, ci sto facendo un pensierino per ricomprarmi i biglietti a settembre, quando tornerà all'Arena. Il problema è che chi è di queste zone lo sa, il tempo è molto variabile sia in maggio che in settembre. Allora, siccome già l'1 maggio ci siamo beccati il diluvio universale durante il concerto, all'arena, quindi all'aperto, quindi ve lo raccomando, quello che mi frena è proprio il tempo atmosferico, perché non vorrei che, prendendo i biglietti per giunta a fine settembre, rischiamo che ci sia freddo e pioggia di nuovo, e non voglio rivederlo sotto la pioggia. L'altro evento che invece mi è piaciuto tantissimo e che vi straconsiglio è: sono andata al circo. Sono tornata al circo, ma non un circo qualsiasi, io sono stata ad un circo contemporaneo, ossia sono andata sotto il tendone del Magda Clan. Adesso, questa è la locandina. Sotto nell'info box vi lascerò tutti i loro link per informarvi sulla loro tournée, su chi loro siano. È un gruppo, è una compagnia di circensi, di 16 ragazzi, giovani, intraprendenti, e di questo circo, che hanno questo circo contemporaneo, un circo dove non ci sono animali, dove non ci sono pagliacci, grazie al cielo, perché io i pagliacci... Dovete sapere che ho visto It all'età di 8 anni per sbaglio in TV, e da allora io e i clown stanno qui, Giulia sta molto 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 lontano, quindi già là, ok. E li avevo conosciuti un anno fa a Bologna, e quando ho sentito che sarebbero tornati a Padova ho detto no, devo andarci assolutamente. Sono andata a vedere un loro spettacolo, questa è la scaletta, perché adesso sono a Padova fino al 4 giugno. Sono andata a vedere un loro spettacolo, sicuramente vorrò tornarci a vedere un altro loro spettacolo, adesso vediamo, prima che se ne vadano. E sì, io vi posso solo consigliare, vorrei tanto fare un video riguardante, che parla di loro, e adesso vediamo, work in progress, ci sto lavorando per voi, però per me sono un gruppo di ragazzi che, non so, se potessi vorrei che il loro tendone avesse il sold out
ad ogni spettacolo che fanno, perché se lo meritano tutto. È uno spettacolo diverso dal solito, originale, a metà tra sogno, realtà, e estremamente toccante per certi aspetti e divertente. Cioè, ragazzi, io sono uscita che avevo male alle guance, vedete, a furia di ridere tutto il tempo. Sono fantastici, posso solo che parlarne bene, non tradiscono mai le aspettative. Avete modo, se vedete nella loro tournée che fanno tappa nella vostra città o vicino alla vostra città, dategli una chance, andate a vedere un loro spettacolo e non ne rimanete per niente delusi. Sono acrobati, sono artisti, sono geniali, geniali semplicemente loro. Il video finisce qui. Io come al solito vi lascio il mio faccione per iscrivervi e il link al mio ultimo video. Se il video vi è piaciuto mettete un bel mi piace, andate a conoscere il canale di Anna Laura, a cui mando un bacione enorme e ringrazio ancora tanto per avermi chiesto questa collaborazione, e noi ci vediamo al prossimo video.